Terzo appuntamento per il campionato italiano rally. La serie tricolore è andata in scena a Cingoli, in provincia di Macerata, per un'appassionante sfida sulla veloce terra marchigiana. Il rally dell'Adriatico, giunto alla sua 22esima edizione, ha visto al via i migliori interpreti della specialità, tra questi alcuni forti piloti europei divisi tra gli iscritti al campionato italiano rally e al trofeo Rally Terra. Per quanto riguarda il campionato italiano, comunque, si riproponeva la sfida a tre tra il campione in carica Andreucci su Peugeot 208 T16, Gian Domenico Basso su Ford Fiesta alimentata a GPL e la Skoda Super 2000 di Scandola. Dopo i primi due appuntamenti del 2015 era Andreucci a presentarsi ai nastri di partenza come leader della classifica, mentre Scandola era assolutamente bisognoso di un buon risultato per riavvicinarsi alla testa della graduatoria. Partire sulla terra per primi, sai, quando c'è le strade un po' inghiaiate, chiaramente è un po' uno svantaggio, però vediamo, così sono le gare, c'è poco da fare. L'anno scorso abbiamo faticato un po', abbiamo fatto un test la scorsa settimana, Devo dire che non ho ancora trovato il giusto assetto per questo tipo di strade. La macchina, come al solito, è molto performante, sulla terra ci si diverte anche, quindi vediamo di far bene, vediamo di dare il massimo per ottenere buoni punti e rimanere attaccati a quella che è la vetta, possibilmente, del campionato. Gli ingredienti per una grande battaglia c'erano tutti, ma in realtà le cose sono andate in una direzione ben precisa sin dall'inizio, quando un Umberto Scandola scatenato ha cominciato a vincere speciali su speciali, perfettamente a suo agio sugli sterrati delle Marche, lasciando alla concorrenza solo le briciole. Il pilota veneto, in attesa della Skoda Fabia R5, ha saputo sfruttare l'occasione di dare la paga a tutti con distacchi che si sono fatti sempre più evidenti. Bravo nelle scelte strategiche delle gomme e nella messa a punto dell'assetto, Scandola non ha commesso errori, meritando alla fine un successo che lo proietta in lizza per il titolo. Tra i pretendenti al podio questa volta, oltretutto, si è inserito anche Sébastien Chardonnay. Il francese, con la Ford Fiesta R5, ha conquistato un meritatissimo secondo posto, frutto di due successi in speciale e di un bel duello iniziale con Gian Domenico Basso. Alla quarta prova, il transalpino ha forzato il passo e ha preso il sopravvento sul Veneto, che si è allontanato un po' alla volta. Il pilota della BRC Racing ha accusato un consumo delle gomme maggiore del previsto e nemmeno le modifiche di assetto al parco assistenza hanno modificato una situazione che è valsa la supremazia in una sola speciale. Questa volta la Fiesta R5 alimentata a gas non aveva il passo per puntare alla vittoria, ma ha saputo comunque tenere a bada la Peugeot 208 T16 di un Paolo Andreucci decisamente meno brillante del solito. Il toscano, dopo aver dovuto pulire la strada partendo per primo con gli svantaggi facilmente intuibili, è stato anche rallentato da problemi tecnici e non è mai riuscito a trovare il giusto ritmo. Vittoria meritata per Scandola, dunque, che si rilancia in classifica, anche se Andreucci resta in testa alla graduatoria. Siamo andati bene, abbiamo trovato il giusto feeling fin dalla prima prova e la macchina si adattava perfettamente alle Michelin. Siamo contenti che nella Super 2000 ancora Skoda sia così competitiva rispetto anche alla R5. No, sono contento, Tibo anche ha fatto una bella gara per la sua prima gara nel campionato d'Italia. Sono contento. Abbiamo sofferto abbastanza, però assieme agli ingegneri, soprattutto all'ingegner Rizzo e Calì, e assieme alla squadra siamo riusciti a trovare una soluzione di assetto che mi ha permesso di mantenere perlomeno la terza posizione importante, quindi un bilancio positivo. Dai. Al di là del primo giro che abbiamo dovuto pulire la strada per buona parte, buona parte della gara, però dopo non ho infilato le regolazioni, ho fatto degli sbagli e non sono andato bene. È stata una gara, no, pazienza, sono andati molto forte invece gli altri. Per cui complimenti a loro perché ha fatto veramente degli ottimi tempi. Dietro ad Andreucci, la quinta posizione assoluta è andata a Mauro Trentin con la Peugeot 207 Super 2000, che gli è valsa l'affermazione nella prova di apertura del trofeo Terra davanti a Gigi Ricci con la Ford Fiesta R5 e a Giacomo Costenaro con un'altra Peugeot 207 S2000. Sì, dai, come inizio va bene così. Dopo 5 mesi di inattività e molti di più senza salire sulle Super 2000, con gomme nuove, le Yokohama, che abbiamo cercato di conoscere in questa gara. Abbiamo giro dopo giro cercato di tenere un buon ritmo senza sbagliare, cambiando sempre le regolazioni della macchina, quindi per la prima va bene così, c'è ancora molto margine, quindi direi che per la prima siamo a posto. La
gara tutto sommato è finita bene, è iniziata non benissimo perché i distacchi all'inizio erano abbastanza elevati, poi ho cominciato a prendere il ritmo sulla gara, ho fatto dei bei tempi per cui mi sono tolto anche qualche soddisfazione. Nella classifica junior, successo di Michele Tassone con la 208 R2 ufficiale. Il piemontese è riuscito a prendere il controllo della situazione dopo la foratura che ha rallentato la Peugeot 208 R2 di Alberto Rossi. Lui ha dato il tutto, noi abbiamo dato il tutto, lui ha toccato leggermente, deve aver forato e noi lì non lo sapevamo, abbiamo di nuovo dato tutto quello che avevamo, abbiamo abbassato di 6 secondi rispetto al giro prima, è stato davvero bello e emozionante fare una gara così e ringrazio chi mi ha permesso di essere qua e di essere qua a vincere. Sì, dai, diciamo che i tempi imposti un po' ci hanno penalizzato, poi sull'ultimo abbiamo provato a dare il tutto per tutto, ma si è stallonata una gomma, ancora non abbiamo capito bene il perché. Prossimo appuntamento col campionato italiano rally il 30 maggio in Sicilia per la targa Florio. Compie 30 anni il sodalizio che lega indissolubilmente il prestigioso marchio del Jaguaro con il mondo del golf. L'edizione 2015 del Jaguar Golf Trophy, che si articola su 12 appuntamenti sui più bei green nazionali, è scattato il 25 aprile dal Golf Club Bologna e si chiuderà con la finale presso il San Domenico Golf nelle giornate dal 30 ottobre al 1 novembre. Protagonista del trofeo, la nuova Jaguar XE e la splendida F-Coupé AVD, a disposizione di partecipanti e appassionati che potranno scoprirne tutte le qualità estetiche e dinamiche attraverso i test drive offerti dai concessionari Jaguar, partner dell'iniziativa. 70s Style, the Jet Set is back. È questo il motto che proietterà i visitatori del concorso d'eleganza Villa d'Este negli anni 70. L'edizione 2015 si svolgerà dal 22 al 24 maggio, come sempre a Cernobbio, sulle rive del lago di Como. Il concorso per auto e moto d'epoca è patrocinato dal gruppo BMW dal 1999 e organizzato da BMW Group Classic dal 2005. Oltre ai premi per le più belle auto e moto d'epoca, anche quest'anno sarà premiata la concept car marciante più meritevole. A corollario del più esclusivo Concours d'Elegance si svolgeranno eventi legati al mondo BMW, che ormai da 15 anni è partner del Grand Hotel Villa d'Este, come la mostra Mini, l'esposizione per i 90 anni della Rolls-Royce Phantom e un'asta di Sotheby's con 40 vetture di grande valore per il miglior offerente. Tra le concept, una sorpresa BMW e la Lamborghini Asterion. Provare le emozioni di un pilota di Formula 1 al volante di una monoposto Ferrari scegliendo tra 5 circuiti fra i più gloriosi per la storia dell'automobilismo sportivo, come Monza, Imola, Mugello, Silverstone e Nürburgring. È un'esperienza ora possibile per tutti gli appassionati grazie al primo Simulator Center inaugurato all'interno del Ferrari Flagship Store in via Berchet 2 a Milano. Alla presenza di Antonio Fuoco, promettente pilota della Ferrari Driver Academy, l'inaugurazione si è svolta presso lo store milanese, primo al mondo a offrire questo tipo di esperienza con ben 4 vetture, simili alle monoposto di Formula 1, che reagiscono in maniera realistica quando si affrontano i cordoli, grazie a un'incredibile sensibilità all'accelerazione e al freno. Schermi ad alta definizione avvolgono il pilota a 180 gradi. Con 25 euro è possibile effettuare turni in pista da 7 minuti. Per gli appassionati del genere, davvero da non perdere. Prosegue con successo la Kia Golf Cup, che nella tappa al Golf Club di Tolcinasco è stata resa ancora più speciale dalla presenza del campione Edoardo Molinari, ambassador Kia, anche per la stagione 2015-2016. I motivi di interesse della giornata sono quindi andati molto oltre la semplice competizione, toccando temi legati alla sostenibilità e alla solidarietà. La stella italiana del golf mondiale si è reso disponibile dispensando consigli e lezioni ai partecipanti e ai giornalisti intervenuti all'evento. Molto bello lo spazio dedicato ai più piccoli e ai diversamente abili che hanno potuto avvicinarsi a uno sport adatto a tutte le età, che permette anche ai semplici appassionati di qualsiasi livello di trascorrere una splendida giornata di golf sotto il cappellino di Kia. Dopo la gara d'esordio sul circuito di Monza, il trofeo Blank Pain 2015 fa tappa a Brands Hatch. Laurent Venture e Robin Frins dominano la gara della Sprint Series, vincendo con ben 26 secondi di vantaggio sulla BMW numero 77 di Valdeno Brito e Attila Abreu, seguita dalla Nissan numero 73 di Craig Dolby e Sean Walkinshaw,
In realtà sulla linea del traguardo si era piazzata in seconda posizione l'Audi numero 2 di Aide Mies, che veniva in seguito penalizzata di 30 secondi, scivolando così al nono posto della classifica. In Silver Cup, vittoria per la Bentley numero 83 di Lombard e Zinkoviak, mentre la Mercedes SLS AMG GT3 numero 70 di Schneider e Karacev si è aggiudicata la prova della Pro-Am.